Se hai una partita IVA e hai a che fare con soggetti esteri, saprai benissimo che quando emetterai una fattura dovrai fare ben attenzione alla sua compilazione. Tali fatture, infatti, possono differire da quelle italiane che emetti normalmente. In questo video ti spiegherò passo dopo passo come fare per emettere in maniera corretta una fattura verso un soggetto estero. Come prima cosa, dovrai distinguere se il tuo cliente è un soggetto intracomunitario o extracomunitario. Nel caso di soggetto intracomunitario, dovrai innanzitutto verificare se la sua partita IVA sia iscritta al BIES o meno. Farlo è semplicissimo, vediamolo insieme. Ti basterà accedere al sito dell'Unione Europea, scrivi nella barra di ricerca di Google verifica partita IVA BIES e clicca sul primo risultato. Ti lasciamo comunque il link in descrizione. Una volta effettuato l'accesso, ti comparirà una schermata in cui dovrai semplicemente compilare gli appositi campi. In Stato membro troverai un elenco di tutti i paesi intracomunitari. Seleziona il paese di residenza del tuo cliente. Nel campo partita IVA inserisci il numero di partita IVA a te fornito. Questo non dovrà contenere alcuno spazio carattere speciale, come ad esempio trattini o punteggiatura varia. Clicca poi su verifica. Il sistema ti darà immediatamente il riscontro. Se valida e quindi iscritta al BIES, potrai emettere fattura in reverse charge e lasciare che sia il tuo cliente a versare l'IVA secondo le regole del suo paese. Facciamo un esempio anche con una partita IVA non iscritta. Il risultato della ricerca questa volta ti darà esito negativo. In questo caso dovrai emettere la fattura seguendo le regole del tuo regime fiscale, come se il tuo cliente fosse italiano, insomma. Nel caso in cui il tuo cliente non sia iscritto al BIES, il nostro consiglio è quello di stampare uno screen dell'esito della ricerca e allegarlo alla fattura, se cartacea, oppure conservarlo in caso di emissione di fattura elettronica. Questo semplice screenshot ti servirà come prova in caso di eventuali controlli, poiché questa riporta la data in cui è effettuato il controllo. Il tuo cliente potrebbe infatti iscriversi anche il giorno dopo e dovrai essere tu a dimostrare il motivo per il quale hai applicato l'IVA italiana e non il reverse charge. Viceversa, potresti essere sanzionato. Se sei nostro cliente, abbiamo predisposto sulla tua area cloud un apposito strumento ancora più semplice che ti permetterà di verificare l'iscrizione o meno delle partite IVA dei tuoi clienti. Non sarà necessario quindi utilizzare il sito dell'Unione Europea. Se vuoi saperne di più sulla nostra area riservata, ti lasciamo un link di presentazione in descrizione, oppure puoi sempre richiedere una prima consulenza su www.partitaiva24.it per maggiori informazioni. Tornando all'emissione della fattura, dobbiamo precisare per completezza che se il tuo cliente non è italiano e non fa nemmeno parte di un paese intracomunitario, la procedura è più semplice. Se si tratta di un privato, dovrai emettere una semplice fattura italiana. Se invece il tuo cliente è una società, allora dovrai emettere una fattura con l'IVA pari a zero, indicando le apposite diciture di legge a seconda che tu venda beni o servizi. Se il video ti è stato utile, lasciaci un like per supportarci e ovviamente non dimenticare di iscriverti al canale.